un paracoda messo bene. Super. Ciao. Vorrei vedere in tutti i box che ci sia del fieno. Sono Sabrina e sono venuta qua con il mio cavallo Catania 117 e lei è un cavallo che diciamo soffre molto il cambiamento e anche appunto i viaggi, infatti suda sempre abbastanza durante il trasporto. E poi niente, lui è un pochino sudicchiato, secondo me se gli dai un attimo, poi magari... Date una spazzolata alle fasce così ve le trovate pronte quando dovete rimettere tutti i residui di paglia e trucciolo. La beverina hai controllato se è pulita? Sì, ma tanto lei ha il secchio. Ah, lei beve dal secchio, ok, perfetto. Sono Barbara Miele, docente del corso professionale per groom di dell'associazione Equestria, riconosciuto da AXEN. Tutta la gestione, la quotidianità del cavallo per arrivare ad essere nelle migliori condizioni fisiche possibili al momento della gara è un lavoro di squadra e il groom è una figura centrale di questa squadra perché è la persona che passa più tempo di tutte con il cavallo, che meglio conosce le abitudini e che per primo riesce a individuare un qualsiasi piccolo problema. È arrivato il cassone di Sabrina, andiamo a curiosare cosa c'è dentro. La igiene dei filetti è importantissima perché va nella bocca del cavallo, perché una piccolezza così può dargli dei problemi alla commissura labiale. L'attrezzatura è a diretto contatto con il cavallo, ma per poter agire correttamente determinate conoscenze le deve avere anche il cavaliere. E dopo ogni volta che avete montato ci mettete un secondo, no? Botta di spugna, no? Magari con un pochino di sapone vi mantiene il cuoio pulito, nutrito e vi permette di non dover ingrassare troppo spesso. Più possibile voi cercate di mantenere un'alimentazione il più possibile vicina a quella che è la loro in natura, e la loro in natura è di mangiare 18 ore su 24, più rispetterete il modo in cui loro sono costruiti, il loro sistema digestivo, meno problemi di coliche avrete.